Sono un draftore, un draftatore. Vai. Il draft. Vai col draft. Allora, abbiamo trovato la rara Esper. La rara Esper. Allora, qua ci sono un paio di pick forti, no? Più di un paio di pick forti. Ci sono vari pick forti. Non prenderei mai, non first pickerei mai questa rara. Prenderei o il pupazzo, o qua il Gattide. Uno dei due Gattidi prenderei. O Gattide verde o Gattide bianco. Questo è un po' più forte di questo. E col fatto che il bianco è anche un colore migliore del verde, probabilmente, andiamo a prendere il Gattide che caga il pupazzo. 3 mana, 3-2, metti il pupazzo che fa pure force spike. Prendiamo il Gattide bianco, vai. Allora, qua mi pare che non ci sia troppa scelta. Mi pare! Inza! Mi pare che qua non c'è troppa scelta, angiolicchio. Vabbè, pigliamo il piccione, è sballato. Oh, è rimasto appizzato. Allora, qua potremmo pigliare... Questo è figo, mi piace tanto sta carta, però Esper. C'è questo qua, c'è questo qua che è bello pure. C'è pure l'Agent. Seguiamo ciecamente 17 lens. Pigliamo sta carta. Agent può tablare. Non importa. Pigliamoci comunque quello. Qua, secondo me, si prende il pacifismo. E chi si è visto, si è visto. C'è anche la terra bianco-blu, però. Non l'avevo visto! Me l'ero perso! Scusate, ma dovevo! Top and common del set! Me l'ero perso, non l'avevo vista! 63.9%! Di poco supera questo! Di poco! Top and common del set! Un altro! Vediamo... Non so che c'è il Gattide, ma... Vediamo un altro di questi. Però adesso dobbiamo iniziare a fissare il mana, eh? Un altro! No, non è vero. Foresta, pianura, isola. Tac! Molto bene la terra. Vai di terra. 100% terra. C'è il trick. Sti cazzi, pigliamo la terra. Comunque la terra è soprattutto. Qua c'è la terra, montagna, palude, isola. Non ci interessa perché vogliamo fare Bant, visto che abbiamo due di questi. Penso che pigliamo o il 3-1 o pigliamo removal. Probabilmente removal. Cos'è giuretti della vita? Vai, pigliamo la removal blu. Come fa tutto cagare? Ho preso terra verde rossa un po' a caso. Non sono certo sia corretta la mossa. Boh, non comune per il Volt? Foresta pianura. Buona foresta pianura. Prende montagna, ma sti cazzi. Pigliamo foresta pianura. Comunque la giochiamo questa. Fixa bianco verde, quindi ha voglia. Prendiamola. Qua non c'è molto. Questo non ci interessa, più o meno. Prendiamo Scarab sperando di non giocarlo. Un po' di povertà finale, eh. Tanta povertà finale. 2 mad e 2 orrido. Speriamo di non giocarlo. Il finale è stato povero. Rara nera. Piccione micidiale, no? C'è pure questo, però. Penso che prenderò questo anche per una questione di curva. Già abbiamo vari costi 3. Vediamo il costo 4. Flash che entra con shield counter sopra Celestial Regulator. Ah, c'è pure il Gattide, è vero. Allora, vediamo il Gattide. Vediamo il Gattide. Vediamo il Gattide, che è ancora più forte. Questo è forte, eh? Fa schifo. No, fa cagare. Fa cagare. Allora, qua c'è piccione di nuovo. C'è la bianco-verde. C'è il pupazzo che fixa. C'è il piccione. Probabilmente andiamo a prendere bianco-verde qua. Sopra Protector. Le terre, ragazzi, c'hanno la priorità. Il Gattide, infatti, l'abbiamo piccato prima perché fixa pure e ci piace. Qua, secondo me, è giusto prendere terra. Ovviamente il piccione è potente, molto potente. Però Plaza è forte. Vediamo piccione, vediamo Plaza. Pigliamo piccione. Pigliamo piccione, dai, sto giro. Dai, come cazzo è possibile? Ma com'è possibile? Pick 3. Dai. Go. Secondo piccione della magia. Qua... Allora, ci sta a prendere Civil Servant. Quanti cittadini abbiamo già? 5. Ci sta. Sta a piccare anche rimbalzo pesca. Probabilmente sì, è meglio prendere Civil Servant. Pigliamo Civil Servant. Pensiamo prima alle creature, poi pensiamo alle spell, non creature. C'è un altro out of the way. C'è pure l'incantesimo Esper. Out of the way. Fuori dai piedi. Rinominata da me foto dei piedi questa carta. Pigliamo foto dei piedi. Anche il welcome è molto forte alla fine. Molto forte. E ha un win rate molto molto elevato. Allora, c'è la terra bianco-blu, penso non ci siano dubbi qua. Quella carta da piccare, assolutamente. Questa è la best terra del set, no? Best terra doppia del set. Pigliamola. Il fatto che sia arrivata così bassa è pure abbastanza incredibile. Qua non c'è molto. Andremo a piccare probabilmente questa roba, la daga, sperando di non giocarla. Qua c'è il trick che sembra essere forte, quindi noi ci fidiamo e lo prendiamo. Qua pigliamo Worm, Welcome, pupazzo più peschino. Sembra forte,
ci fidiamo, lo pigliamo. Questo fa abbastanza schifo il Climber, abbastanza orrido. Questo pigliamo Seraph, Seraph Victoria. Che bello che è quell'anime, adoro. Che cazzo ho preso? Seraph, ok. Vai, qua non c'è molto, c'è niente direi. Prendo questa, ma abbastanza cagare secondo me. Via. Siamo 19 carte, tra cui un po' di terra, la rossa verde che non giocheremo. Pigliamo un altro drop. Questo fa abbastanza cagare, no? Gardener, Gardlerner. Basta. Rara per il Volt, è tornata! Poi leggo cosa fa, non l'ho neanche letta. Allora, il trick, quello fortissimo, ci è arrivato come ultima carta. Perché giustamente la gente non lo sa che è forte ancora. Posso dire una cosa? C'è un problema, siamo poco fissati. Qua che si piglia? Sempre questo, giusto? Me lo confermi che è un siluro di Dio questo qua? Andiamo a prendere il simpatico Clean Up Crew, silurazzo degli dei, e cerchiamo di fixare. Terra bianco-blu su tutto qua. Oppure prendo il pupazzo 2-1 e vaffanculo. Il 2-1 è bello. 2-1 che pesca scarta, fa connibs. Ah, c'è questo, non l'avevo visto, cazzo. C'è pickpocket. Minchia. Pure questa è forte. Vabbè, picco questa, che è una delle top uncommon del set. Pigliamolo. Terra bianco-blu oppure c'è questo. Ah! Soffro, ma prendo terra. Prendo terra. Un po' mi dispiace, ma... Questo quanto è forte? Più forte. Questo ci aiuta a fixare il mana, questo qua. Soprattutto non abbiamo drop a 4. Prendiamo Darling sopra il 2-1. Cazzo fai? Voleva. Agent. No, c'è pure il piccione 2-3. Volare. Preferiamo probabilmente il piccione 2-3 volare. Pigliamo un altro agent. Pigliamo un altro agent. Verde, rossa, rosso, nera. Male. Pigliamo questo del caga il piccione. Poi c'è il trick. Gatherer. Gatherer forte? No, fa schifo al cazzo. Andiamo trick blu. Quello sappiamo per certo che è buono. Pochi fix. Sono usciti. Diciamo che non ho saputo resistere a quella, alla uncommon blu. Questo è il counter. Proviamo. Giochiamo. Vediamo se lo possiamo anche provare magari. Buonasera, colori migliori del set secondo lei? No, secondo me erano Bant. Ed effettivamente sono Bant. C'avevo ragione. Ma si capiva, dai. Tutti l'avevano capito sta cosa. Alla fine si è confermato il mio sentimento, il sentore. Ma non solo il mio, un po' di tutti, dai. Diciamo la verità. Un altro counter. Questo mazzo non so se girerà. Disappear. Ha un rate altissimo sta carta. Sì, giochiamo mono counter. Giusto perché lo voglio provare questo cazzo di mono counter. Cioè voglio vedere come si comporta. Voglio vedere se sta carta è forte. Come dicono. Vai. Vediamo che succede. Intanto siamo già fixati e già è finita la partita. Abbiamo pure il drop a 2 in 2 drop a 3 che mette cittadino. Ciaone proprio, ciao casa, addio. Esploso sei tu. You can't see me. You can't see me. Come non mette cittadino? Ah, non mette cittadino. No, ci sono rimasto male, non me lo doveva dire che non metteva cittadino. Questo è forte. No, terra ne stiamo giocando 17 già. Questo sì che mette cittadino, però. Peccato che non mette cittadino. Minghe. Tappa e non stappa. Scurvatina. Scurvatina bilancella. Senza di te uccide. Credo sia corretto fare questo. Alla fine trada bene il 3-2. Trada bene il 3-2. E magari giochiamo questo a turno 4 in curva, così già possiamo fare force spike su varie cose. Oppure facciamo semplicemente terra tappata. Oppure faccio addirittura questo, così metto il cittadino, attacco con lifelink. Mirror match di Locande comunque. Non attacca perché vuole parare questo. Minchia forte questo. Quanto cazzo è forte 2-3, cazzo. 2-3. Pensavo 2-2 fosse. No, 2-3 è troppo forte, cazzo. Sballatus. Giochiamo questo sicuramente. Con il mana open andiamo a passare. Beh. Che palle. Andiamo a parare il piccione. Secondo me qua senza attaccare si libera il... Merda! Vedi, non blocca il bastardo. Che vuole la 3-2 per pararmi il gattide.
Non è scarso opponent, secondo me sta giocando molto bene lui. E io me li piglio tutti. Vediamo chi vince prima. Io guadagno 3 adesso. Me ne fotto di guadagnare un punto di vita in più. Faccio così. Ti tocchi con questo. Terra. 1, 2, 3. Tappo questo. Questo lo voglio stappato per parare sto schifo. Tec. Boom, 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 boom. Guadagniamo 3. E qua è close. Probabilmente. O questo o questo. Secondo me questo è più forte in questo spot. E poi ammuggiare, mi sa. È un buon consiglio. Vedi, l'avversario è forte, lo capisci pure quando, quando deve concedere. Vedi, quando l'avversario è forte concede subito, via, ciao, addio. No, qua pigliamo foresta, a posto, siamo fixati. Non gioco un duellista spesso a mucchi, è vero. Double strike senza un motivo. Mamma mia, sballata. Aggro il ragazzo, aggro. Così. Con due occhi. Vai. Counter forte. Anche se non l'abbiamo giocato, mi sentivo tranquillo col counter in mano. Che costa poco, è cheap. Presto, mega direttore. Appena lo facciamo, chiaramente. Dobbiamo. Deve aspettare che lo facciamo. Lisa. Ottimo drop a due counter. E che cazzo, non giochi niente di odio. Tiè, va. Divertiti. Monstrum micidiales. Chi è che è forte? Picchia poi contro rosso, è terribile. Ah, deve farmi lo sparo da tre che previene. Là, non posso prevenire il danno, tipo. C'è quella roba là. Va bene. Annichilito da una carta. E invece... L'amore. Capenna. Questa vita è una capenna. Bah, andiamo a trovare, no? Mi pare di sì. 3-1 double strike. Non me lo toglie il Divine Shield, è una cazzata ha fatto, ha sbagliato, non me lo toglie perché c'ha double strike, non doveva parare forse. Ah no, ha fatto per pararsi 6 danni, ok ci può stare. Per pararsi 6 danni ci sta, la rara della magia, più questo schifo orrido. Però mi piace di più mettere questo turno 4, dai, questo turno 4 è importante. Se non lo faccio a turno 4 questo non lo faccio mai più, devo farlo subito. Bel grusso a bloccare. Con Sid dice, non è detto. Non posso parare? Chi se ne frega. Questo prende the touch. Vabbè, attacchiamo semplicemente col double strike. Potrei addirittura mettergli il segnalino di sopra. Non mi piace come idea. Mi piace tirargliene un altro, dritto per dritto. Mi sembra la mossa migliore questa qua. Un altro monstrum mortales. Vai, passiamo, rimaniamo open di counter, via. Fai il drop a 5, droppa 6, qualcosa, glielo counteriamo e via. Niente segnalizio, gli diremo un altro mostro mortale. Sacra 1. Counter, vaffanculo, sacrifico, boh, questo. Piccione senza un motivo, orrido. Piccione, counter, via, casa. Manco il piccione ti faccio giocare, via, fanculo. Via il piccione. Niente piccioni per te, mi dispiace. Due ragazzi bilanciati, te li giro. Sto counter è forte, te l'ho detto che è forte, cazzo. È fortissimo. Schiaffi svariati, molteplici della magia. Seal Servant. Che è già 3-3 senza un motivo per i fatti suoi. Due mana 3-3. Funziona diversamente da attacco improvviso. È come se fosse anche attacco improvviso, sì. In più... Cioè, in più c'è la seconda fase d'attacco. C'è la fase di attacco improvviso, praticamente, più un altro attacco. No. Vabbè, ce ne hanno passati due di questi, li abbiamo presi. Tutti e due all'inizio del draft. Dove guadagna il porco? Il 2-1. Sei a 8. Vediamo che pessichiamo. Una ricca landa. Tutto, tutto! Tiè. Metto pure il pupazzo. Ma tutta la vita. Così? Sta a 5.
C'ho mille creature per terra. Neanche quando drafta guardando 17 land sempre le escono dei pazzi con la curva perfetta. E beh, ci sto attento, no? Ma che fa? Un momento di follia del giocatore. Bella tappata, forte. Poi? Era meglio come bloccante. C'ha piroclasma. Guadagna volare lifelink. Chissà se sei morto. Le Mario. Vabbè, ciao. Tutto, tutto. Ma che? Vabbè. Ciao, qual è il mazzo di nuovo la locanda, trono. Vai. Trono locanda. Che il manager è girato sempre perfetto. Perfetto. Wow. Immagità. Cioè adesso ci serve il nostro beneamato dottore esimio, Duca Conte, arciduca, mega presidente galattico Barambani. Non so se riusciamo a pescarlo. Eccolo. No, non eccolo, non eccolo. Non so se c'ha un ricco counter. Se no lo andiamo a trovare per 4, che sono tanti. Counter! Piglia di sti danni del gatti ed è via. Ci consiglio un bel nome ignorante per una squadra di calcetto? Non lo so. I Ferrari Prado. Non gli faccio questo. Team Cabaretti, vero? Allora, non gli faccio questo adesso per guadagnare 3 punti vita, perché glielo voglio fare a sorpresa. Così blocco e concede. Paura. Attento che c'ho Food Emperor. C'ho Emperor. Wandering Emperor. No, invece no, Iettola. Invece no. Ci abbiamo provato a farlo, ma non ci siamo riusciti. No, il piccione. Fortissimo piccionide. 3-4. Cioè, proprio in generale. Però basta pescare carte non terra. Cioè terra. Tigre. Boh, sì, rimbalziamoglielo. Minchia, un'altra terra, ma sei ben scemo. Vai. Solo 3 terre in mano. Spero di scartarmele tutte con Devotion, là, come cazzo si chiama. È che non ne abbiamo molti pezzi che fanno pesca scarta. Buonissimo. Cioè il pezzo perfetto per questa carta. Ci ho pensato, Muslim, ma non l'ho fatto per un motivo ben specifico. Passo. Siamo buoni un turno. Grazie per il follow, Gratos. Il Divine Shield è solo con i danni, tipo. Questo pure quando viene distrutta, distruggi creatura. Scardo. Boom. Protegge pure da Vrat, esatto, protegge anche da Vrat. L'ha messo giù, davvero? Wow. Non lo so, mi sta girando malino sto giro. Abbiamo troppo... terre abbiamo pescato. Beh, però è giusto, Muslim, dare la... Cioè, se hai quella possibilità lì, è sbagliato non provarci, no? Lo gioco per un singolo motivo. Potrebbe avere il counter, a meno che spendi 4 sacrificando l'1-1. Quindi ci giochiamo intorno, facciamo terra, passo, pazienza. Non avremo la terra da scartarci più avanti, eventualmente. Lo so che può ciclare, ma ho giocato... Di proposito, così c'era un motivo anche stavolta per cui abbiamo giocato la terra. Tra l'altro ne ho pochissimi io di Devotion. Devotion si chiamano? Connives. Connives ne abbiamo quasi 0. Boom. Scry 2 è bello. Vero, questo per esempio non me lo ricordavo. Ancora non sono entrato nell'ottica. Eccolo! Eccolo il piccionide immortalide. Vediamo se peschiamo il locandiere. Ti tocchi con questo cittadino. Bam. Arato nel sonno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questo è Lidl. Se non blocca il 3-3 è Lidl. E lo blocca perché si è cagato in mano. E vabbè, allora facciamo che ti faccio Glimboard. Con 1 più 4 più 4, senza un motivo. Vai. Vai.
Il trick è Dio. Ma è forte, perché un mana più 4 più 4 è troppo forte, tipo, in generale. Come detto. Tipo, è il trick più forte di sempre. Quanto è bilanciata questa cosa? Il nero c'ha 3 mana, 1-2 volare dead touch. Il bianco c'ha 3 mana, 2-1 pesco e guadagno. Quanto è sbilanciata questa cosa? Cioè, guardateli. Guardate bene la differenza. Nessuno nota differenze. Perché hanno lo stesso costo di mana questi qua? Uguale, preciso. E certo che aveva una sigla italiana, chiaro? Con l'ottima Cristina D'Avena, tanto per cambiare. Vabbè, andata. Giocando anche così e così. Sì, detach proprio inutile, vero? Inutile. Ma poi anche se fosse inutile, cioè, boh, capito? Cioè, io gioco il mio drop a 3 volante, tu giochi il tuo drop a 3 volante. Io attacco con questo, tu me lo blocchi. Ok, abbiamo scambiato. Solo che io ho pescato una carta, ho fatto 2-1. Questo non l'abbiamo mai pescato. Mai pescato questo qua. Questo era un Connives. Pesca scarta, ne avevamo 0 nel mazzo. A parte la terra. Mazzo fortissimo. Ma pure questo. Minchia, la qualità dei drop a 3 è una vergogna. Gattide, piccionide, questi due rotti, quest'altra pure pazzesca. 3 mana 3-2 metti il pupazzo. Questa è stata fortissima, ha performato da Dio sta carta. Troppo forte, cioè si vinceva quasi solo di quest. Questo bello, mi è piaciuto. Ti mette il cittadino per terra se ti serve, ti dà il segnalino. Segnalino che se lo hai qua sopra è finita. Finita. Poi sì, questo è perfetto, te lo sacrifichi con questo dopo che ha messo il segnalino volendo. I trick sono belli, questo qua soprattutto. Questo è bello pure. Cittadino più peschino, altro trick. Quindi i trick sono forti sto set. Sono tutti forti i trick. Sono forti di tutti e tre i colori, capito? Cioè ogni colore ha un trick e sono tutti e tre forti. Questa è una cosa che non capita quasi mai, che ci sono tutti questi trick forti. Pedina e pesco. Il power level del set è come per il Constructed. Ma per il Constructed è sicuramente inferiore rispetto a Kamigawa, però c'ha il suo perché. Va bene, ladies and gentlemen, della magia notturna. È stato bello finché è durato anche tonight. Abbiamo fatto un sacco di cose particolari questa sera. Noi ci vediamo, come di consueto, domani, sempre a partire dalle 21:30 fino almeno alle 2 del mattino. Buenas noches e buona locanda a tutti.